mamma, zitto, sta arrivando qua la macchina americana. Vedessi quanto è bella. Era via, ma la mamma non sa comprava davvero la macchina americana. Già, lui solo le mamma c'aveva paura. Dice che c'è pure la lavatrice elettrica e il frigorifero e l'aspirapolvere. Sì, sì, io invece non c'ho manca la macchina per cucire. Cara mia, la vita è fatta a scale. Chi ne scende? E chi non c'ha niente. Papà, ma te sbagli, il proverbio mica dice così. A ragazzi, io demeno pure al campo santo a te. Dice che la moglie sta tutto il giorno a suonare il violoncello. Io glielo butterei dalla finestra, fossi lui. E che non l'ha fatto? Eccolo. Io da quando si è sposato manco lo saluto più. Ciao, Sofia. Ciao. Ciao, Alberto. Ciao, zio. Ciao, Alberto. Ciao. Ciao, Otello. Ma come se vedremo una volta l'anno davanti alla tomba di questa povera vecchia. E datevi almeno la mano, no? Ho detto ciao, Otello. Ciao. Anzi, andiamo a portare due fiori a zia Giovanna, va? Andiamo, E se no dopo famo pure tardi. Ho portato questi a mamma, sono belli, e poi sono tanti. Beato te che te lo puoi permettere. Quanto l'hai pagata la macchina americana? Americana, è usata. È sempre americana. Sì, cara. Te l'ha venduta il fidanzato di tua cognata, eh? Quello alto, un po' pelato. Sapete tutto? Che fate, mi controllate? Ce l'ha detto Ernesto, che non si vergogna di noi. So anche di tua cognata, che mangia e dorme a sbaffo a casa vostra. Sofia, io sono un uomo sposato, ho dei doveri. Posso fare un piacere a mia cognata, la sorella di mia moglie. E mio marito? Andiamo, va. E il marito di tua sorella non è anche lui tuo cognato? Guarda come sei ridotto, manco me mena più. Che fai? Sempre disoccupato? Se non l'aiuti tu, Alberto. Ma io l'ho già aiutato, l'ho portato in cantiere, l'hanno licenziato, mi ha fatto fa brutta figura, ci sei venuta tu al commissariato. Papà, è vero che c'è Alberto l'egoista? No. Non mi dà mai niente. Beve sempre. Che beve, vabbè, non c'ha nemmeno i soldi per comprarsi le sigarette. Poi lavora, guadagna e ricomincia. Non ricomincia, Alberto, no. Te lo prometto. Tu che sei sempre stato fortunato nella vita, che gli affari te vanno bene, che ti puoi permettere tanti lussi. Alberto. Prendilo come usciere. No, 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 non posso, ce l'ho già l'usciere, c'ha quattro figli, che faccio? Lo licenzio, tieni. No, Albe, basta con ste elemosine. Dagli un lavoro. Non posso, Sofì, non posso. Albe, che direbbe mamma se fosse viva? Mamma. E mandamelo domani in ufficio, vuol dire che per far contenta mamma licenzierò l'usciere con quattro figli.